Cioccolato e nocciola, da secoli un'unione felice, che trova nuovo vigore in questa azienda di Capranica, nel cuore del regno della tonda gentile romana, dove proprio questa varietà tipica è al centro di ogni preparazione. Gemina Dolciaria è un'azienda di cioccolato, in realtà, come amo sottolineare, è un'azienda di nocciole ricoperte di cioccolato. Il percorso che abbiamo fatto per identificarci sempre di più con la nocciola tonda gentile romana è stata quella di richiedere, e a oggi siamo possessori, detentori della DOP, quindi all'interno dei nostri prodotti abbiamo la nocciola tonda gentile romana DOP. Il secondo elemento altrettanto importante è dato dall'utilizzo della nocciola, come abbiamo soprannominato, novella, quindi utilizziamo nocciole della raccolta dell'anno in corso e subito le trasformiamo in cioccolato. Questo è possibile anche perché l'azienda è in parte proprietà dei produttori locali e costituisce dunque un'ulteriore risorsa all'economia della zona, dove la trasformazione della materia prima può avere un ruolo primario. Spero nel futuro rappresenti anche posti di lavoro, perché abbiamo acquistato circa un mese e mezzo fa un capannone dove da gennaio dovrebbero partire i lavori e si dovrebbe ampliare l'azienda e la produzione, dando così l'opportunità a parecchi giovani di Capranica di poter avere anche un lavoro. Un frantoio storico che da 40 anni è punto di riferimento per molti produttori dell'oliva più caratteristica dell'agropontino, la varietà Itrana, anche nota come oliva di Gaeta. È quello dei fratelli Feudi a Sonnino, un tempo impianto a macine, oggi moderno frantoio per l'estrazione a freddo. È un impianto abbastanza moderno, all'avanguardia, anche perché qui nel nostro territorio, con la nostra cultivar che abbiamo dell'Itrana, deve essere un olio per forza un prodotto di eccellenza. Le caratteristiche di questa cultivar sono ormai riconosciute a livello mondiale. L'olio è apprezzato e premiato per le proprietà organolettiche e per il suo particolare aroma. È un olio che viene sullo 0,2 di acidità e sui 3-4 di perossidi, appena fatto bene, ma soprattutto ha il suo sapore di carciofo e pomodoro, che è proprio la tipicità della nostra cultivar Itrana. Con 25 ettari di uliveti, la famiglia Feudi produce anche il proprio olio, che ha la denominazione Colline Pontine DOP. Gli oli extravergini di oliva sono tutti buoni, tutte le cultivar sono buone, ma l'Itrana sicuramente ha una marcia in più. E la consiglio a tutti, perché chi l'ha provata non torna più indietro. Questa creatura, dall'aspetto mitologico, è una particolare razza ovina riscoperta nel Lazio una ventina d'anni fa grazie a una ricerca sulla biodiversità regionale. La pecora quadricorna fu importata dalla Siria ai tempi dei Romani. Da allora abita l'Appennino laziale, dove è conosciuta come cifra. La rara caratteristica morfologica che la distingue è stata a lungo considerata dai pastori locali una semplice malformazione e questo ne ha precluso la conservazione. Così il numero si è ristretto fino a quasi sparire, fino a quando il destino di questo vino si è incrociato con quello di Roberto D'Alia, circa 10 anni fa. Io mi trovo a sfogliare un book fotografico della Sociaria e in questo book, alle ultime pagine, è ritratto un ariete bellissimo con 4 corna. Ha catturato la mia attenzione, a tal punto da pensare che non era un animale vero, cioè pensavo a un fotomontaggio, pensavo a uno scherzo del fotografo. E da lì è stata, nei giorni successivi, insomma, una ricerca costante di notizie di questi animali, fino a quando sono arrivato a questo elenco di animali, appunto, classificato dall'Arsial, nel quale veniva nominato l'ovino quadricorna. Da là poi il desiderio forte di cercarli, di trovarli, ed è stato veramente complicato sia trovarli che comprarli, sia portarli a casa negli anni successivi. Ci sono voluti anni prima di mettere sul primo nucleo d'allevamento. Roberto, che di professione lavora in banca, ha fondato l'associazione Il Gallo Larino e assieme al veterinario Dario Verroccia è riuscito a selezionare e a riprodurre le pecore quadricorna. Il numero degli esemplari complessivo è così salito da 7 a 40, di cui 35 solo nel suo allevamento. Un'arca di Noè Ciociara, dove ritrovano prosperità altre razze a rischio estinzione, come la gallina Ancona e l'asino nero dei Monti Lepini. Noi siamo rimasti letteralmente con il cerino in mano e non metaforicamente, perché oggi abbiamo la responsabilità di portare avanti queste razze. Quindi abbiamo la consapevolezza che bisogna farlo, perché è importante per la biodiversità, è importante per il nostro territorio, è importante per me, è importante per i miei figli, per i miei nipoti.
noi continuiamo a farlo in una maniera etica, sfuggendo tutte alle logiche di mercato. Insomma, noi siamo un'associazione che non vende animali, che non alleva animali per poi vendere e fare denaro con questa cosa. Noi abbiamo la volontà di ricostruire il primo gregge delle quadricorna d'Italia. Cioè, noi vorremmo far sì che ci sia qualche speranza in più per questa razza, cioè arrivare almeno ai 100 capi. È stata la 24enne Yara Journeau-Barda a vincere la Race for the Stars contest per cuochi under 30 del Lazio, dedicato al giovane chef romano scomparso prematuramente Alessandro Narducci. L'evento ha chiuso la 3 giorni di Excellence, dedicata alle eccellenze enogastronomiche made in Italy, che si è tenuta alla Nuvola dell'Euro a Roma. Sono felice di aver vinto e di proseguire la mia strada per diventare una grande cuoca, ha detto l'aspirante chef dopo essersi aggiudicata il primo premio, che le varrà uno stage di 3 mesi in un ristorante stellato. Alla finale erano presenti anche l'assessore all'agricoltura del Lazio Enrica Onorati e il presidente Arzial Antonio Rosati. Sì, è una cosa a cui teniamo molto, questo contest sulla qualità della preparazione di questi cibi per giovani chef, aspiranti stellati, in memoria anche di Alessandro Narducci, che è stato un giovane scomparso prematuramente, brillantissimo romano. E qui sta un po' l'idea che ci anima anche come Arzia, come Regione Lazio, cioè dare opportunità a ragazzi e ragazze che si mettono in gioco, che vogliono curiosare, interrogarsi e diventare ambasciatori delle nostre eccellenze nel mondo. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.